anche noi magari abbiamo perso due partite, ma quello che ho sempre pensato è che la difficoltà è per il risultato, ma ti posso garantire che sia il Frosinone che il Varese hanno dovuto sudare per portare a casa il risultato, e non possiamo non pensare di avere di fronte una squadra in difficoltà quando la squadra si chiama Bari, quando magari lo stadio ci sono 40.000 persone, quindi guai a noi a pensare di andare a fare una partita con una squadra in difficoltà. È chiaro che ultimamente i risultati gli sono venuti meno, ma guai a sottovalutare un allenatore molto bravo, preparato, che lo conosco personalmente, una società che comunque a gennaio è intervenuta sul mercato pesantemente, quindi sta a noi magari a far continuare questa difficoltà di risultati, ma questo può avvenire solo se andiamo in campo con la mentalità giusta. E penso che magari se uno fa dei calcoli in base all'avversario può fare solo degli errori. Noi dobbiamo solo prepararci il giorno dopo giorno, una settimana della singola partita, perché il campo che dimostra il contrario. Magari si è perso contro il Varese, che è una posizione di classifica non esaltante, e si è vinto contro il Brescia, che secondo me sulla carta è una delle squadre più forti. Quindi questi calcoli noi non li dobbiamo fare. Per quanto riguarda il discorso dei 13 punti della salvezza, vi ho detto che dobbiamo farli il più presto possibile, perché comunque penso che l'obiettivo è quello, e prima lo raggiungiamo e meglio è, ripeto, perché il campionato di Serie B che preserva delle sorprese non indifferenti, quindi guai a noi a pensare di aver già raggiunto questo obiettivo. Noi dobbiamo pensare che dietro abbiamo delle squadre come Catania, come Latina, che sono squadre che Latina le ultime due partite in casa ha vinto sia contro il Livorno che contro il Pescara. Quindi quando parlo del raggiungimento dell'obiettivo, perché so che dietro ci sono delle squadre che potenzialmente potrebbero vincere il campionato, hanno attraversato un momento di difficoltà, non è detto. Io vi ho fatto l'esempio anche del Palermo l'anno scorso, che il girone d'andata magari non ha fatto un campionato esaltante, ma il girone di ritorno era extraterrestre. Quindi noi dobbiamo guardare a noi stessi, cioè raggiungere il prima possibile, ripeto, questi 50 punti, che è l'obiettivo della salvezza, che non è semplice, che non è facile, perché se abbiamo fatto 37 punti non è che ci hanno regalato 37 punti, li abbiamo fatti perché dal 14 di luglio siamo lì che pedaliamo tutti i giorni, e guai a noi se molliamo in quel senso, non ce lo possiamo permettere.